Ecco, quando l'altro ieri, insomma, ti avevo chiesto se in queste partite conta anche un po' il raziocinio che ci si mette nel capire non tanto la partita in sé, ma il momento in cui cade la partita, probabilmente è stato il leitmotiv di Olbiatera. Un primo tempo un po' sonnolento, poi nella ripresa. Ci ha provato un po' il Teramo, un po' l'Olbia, e poi diciamo che sostanzialmente è un pareggio funzionale al percorso di queste due squadre. Sì, hai analizzato tutto bene. Che aggiungere? Posso solamente confermare ciò che hai detto. Nel senso, era una partita che in chiave classifica era estremamente importante. Come ho detto ai vostri colleghi qua ad Olbia, penso che si toccava con mano, si vinceva, che c'era più la paura di perdere piuttosto che la volontà di andare a fare per magari rischiare di vincere. Non era un campo assolutamente facile perché la palla scorreva poco, non rimbalzava benissimo, le dimensioni erano strette rispetto a quelle che siamo solito avere al Bonolis. E devo dire che i ragazzi sono stati molto bravi ad adattarsi. Abbiamo fatto una partita, tra virgolette, più sporca rispetto a quelle solite. Però ecco, penso che per quello che si è visto sul campo sia stato un risultato giusto perché penso ho contato perlomeno due occasioni un po' per parte. Il primo tempo, come hai detto te, insomma, a ritmi anche molto bassi, complice anche forse anche il primo caldo che c'era, quindi non era facile. Penso che il risultato per quello che abbiamo espresso sia stato giusto. Mister, sicuramente salvezza meno lontana o più vicina, insomma, vedete voi come la intendete, ma alla luce della prestazione odierna fa notizia il fatto che il Teramo non subisca gol da 3 partite e mezza. E questa è una novità che va nettamente in controtendenza con l'intero campionato. Walter, aspetta un attimino che credo che abbiamo perso il mister. Magari riformuli la domanda a breve. Eccolo, lo recuperiamo. Ci siamo? Sì, scusa Walter, avevo No, perso. figurati, figurati. Dicevo, la salvezza è meno lontana o più vicina, insomma, bisogna vedere da quale ottica la guardiamo, ma la notizia è che non subiamo gol da oltre 3 partite oramai. E forse questo è il dato più rilevante del pareggio meritato ad Olbia. Non so se tu condividi. Sì, condivido, stiamo continuando a tenere grande solidità perché oggi abbiamo rischiato un paio di situazioni dopo, su una c'è stata un'indecisione tra Kodromas che secondo me ha fatto una partita straordinaria e con Perucchini dove è nata forse l'unica occasione un po' più ghiotta dell'Olbia su una palla lanciata dentro l'area. Però dal punto di vista della solidità difensiva abbiamo concesso poco e per arrivare all'obiettivo è chiaro che è importante. Per quanto mi riguarda, mi piacerebbe riuscire anche a capitalizzare un po' meglio le situazioni che stiamo costruendo. È vero che oggi era difficile perché abbiamo giocato una partita più sporca, ma perché oggi dovevamo far così? Perché la partita richiedeva questo. E quindi andiamo avanti, è chiaro che è un punto che ci avvicina a quello che è il nostro obiettivo. Ciao mister, parlando appunto Ciao. di occasioni, ti viene in mente quella di De Grazia, l'ultima praticamente della partita, gli è capitato il pallone col mancino, magari doveva andare di destro, con cui poi ha segnato tra l'altro il primo gol con la maglia del Teramo, quindi lì c'è un po' di rammarico. Sì, ma anche nel contropiede, quando siamo ripartiti con D'Andrea, che c'era l'inserimento di Forgione, saremmo andati davanti al portiere e siamo mancati proprio nell'ultimo passaggio. Però è vero che anche D'Andrea non stava benissimo per il colpo che aveva ricevuto nella partita precedente.
insomma, ha giocato con 5 punti sulla tibia e si è speso tanto. Peccato perché sia Bernardotto che D'Andrea non sono arrivati a questa partita al top della condizione, però purtroppo sono stati traumi che abbiamo, che dobbiamo far fronte. Però è chiaro che l'occasione di De Grazia era grande, potevamo far gol, ma come del resto poteva far gol l'Olbia nell'occasione precedente. Sì, buonasera mister. Intanto, da premettere che finalmente il Teramo è riuscito a trovare la continuità di risultati e di prestazioni e soprattutto la solidità difensiva, un punto che avvicina l'obiettivo salvezza, ma quanto è mancato oggi, quanto è mancata l'assenza di Bernardotto, che prima fuori, poi dentro, poi fuori, purtroppo non era al 100% della condizione. Quanto è mancato al Teramo questo giocatore che si stava esprimendo molto bene in queste ultime gare? Ma Gabriele Bernardotto, è chiaro che per il lavoro che svolge per la squadra, cioè è un centravanti che magari concederà anche qualcosa in termini di gol, perché è chiaro che è lì il punto dove deve migliorare, però fa giocare bene le squadre, ha capacità di pressing, ha una capacità di allungare le squadre avversarie, perché lo temono molto nella profondità. Purtroppo si è allenato praticamente mai questa settimana, ha un problema al piede per un ricevuto, gli ho chiesto un sacrificio di se la sentiva di entrare, ha giocato con un antidolorifico, però una volta finita insomma l'effetto mi ha chiesto il cambio perché non aveva grande dolore nello quando spingeva e quindi non faceva più. Detto questo, ripeto che anche D'Andrea secondo me ha fatto un buon primo tempo, dei tre davanti sicuramente quello che ha fatto meglio quest'oggi, e anche lui si è dovuto sacrificare moltissimo e ha giocato con 5 punti di sutura sulla tibia, che insomma lo hanno un po' destabilizzato anche nella sua performance, però insomma c'è poco da dire. Ora dobbiamo stringere i denti, ormai siamo nel rush finale, nella volata, siamo tutti sui pedali, mancano 4 partite ma sono praticamente 20 giorni al termine del campionato e dobbiamo stringere i denti tutti quanti. Mister, a proposito di prossimo futuro, visto che ne avevamo parlato anche venerdì, ne aveva parlato anche qualche giocatore, ecco, con le due gare interne che arrivano adesso i probabili 6 punti sarebbero 45. Io adesso non voglio arrivare a tanto, però diciamo che il Teramo ha il match ball tra le mura amiche, possiamo definirlo così, una specie di... Ma ora dobbiamo essere bravi in queste due partite con Carrarese e Pontedera a sfruttare il fattore campo e a giocarlo tutti insieme. Intanto, visto la domanda, colgo l'occasione di ringraziare quei ragazzi che da stamani sotto l'albergo che ci sostengono e che ci hanno fatto sentire il loro calore. Ma insomma, ormai non ho più parole per i ragazzi della curva, sono encomiabili. Veramente sono un valore assoluto, perché anche oggi insomma si sono sobbarcati un viaggio non di poco conto e penso che insieme a loro possiamo raggiungere l'obiettivo in casa, ce lo auguriamo, però ora veramente serve grande unità di intenti e giocare due finalissime al Bonolis. Mister, hai anticipato quella che sarebbe stata la mia domanda, perché io volevo soffermarmi sui tifosi dell'Olbia presenti a Teramo 0 e sui 50 minimo tifosi del Teramo presenti ad Olbia, ma non tanto per fare retorica, no? Perché noi continuando a dire le cose che loro meritano facciamo un po' retorica, ma per svegliare le coscienze di questa città di fronte ad una situazione che comunque la società dovrà affrontare e risolvere nel prossimo futuro. Ecco, io ripartirei da questi ragazzi, che valgono, senza nulla togliere ai meriti tuoi e della tua squadra, più di tutti quanti noi messi assieme. Ed è il vero valore aggiunto di questa città. No, ma condivido tutto, perché è un amore profondo che nutrono per la squadra della propria città, per la maglia e per la maglia.
e ripeto, ma l'hai detto bene te, insomma ormai l'ho detto talmente tante volte che rischio veramente di fare retorica, però hanno proprio cultura, perché ti incitano sempre, a prescindere dalle cose belle alle cose brutte, le prestazioni negative, fino al 95esimo ti sono vicini, cioè giocano la partita insieme a noi, e questo è sicuramente un valore. Soprattutto c'è grande cultura del tifo, ma io nella mia futura carriera, dovunque sia, sicuramente non è difficile dimenticarli, questi tifosi qua, perché la curva est è eccezionale da questo punto di vista. Nella mia futura carriera, dovunque sia, sa un po' di addio anticipato. No, no, volevo no, cambiare no. domanda, però adesso ho no, l'occasione no, perché no, mi ha un no, po'... No, ah, okay. Non c'entra niente. È per dire, cioè, non c'entra niente il mio futuro, ci mancherebbe. Io non sto assolutamente pensando a ciò che sarà il mio futuro. L'ho detto perché capiterà di cambiare anche squadra, però ho conosciuto e conosco dei tifosi che sono inconiabili e eccezionali, e non è facile trovarli, sono una rarità. Ti volevo chiedere, non so se voi dal campo l'avete vissuto un po' come noi, cioè al vostro triplice fischio si giocava ancora a fermo con la Fermana che stava vincendo 2-1 sul Cesena, quindi il vantaggio sulla zona playout era di 2 punti. Poi nel recupero, fortunatamente per il Teramo, il Cesena ha pareggiato, quindi la valutazione di questo punto di Olbia è cambiata da un minuto all'altro. Sì, è chiaro che ora, appena abbiamo finito la partita, abbiamo subito guardato i risultati degli altri, il gol di Caturano è chiaro che ti fa vedere il punto ad Olbia come un punto estremamente positivo, perché è passata un'altra partita in una trasferta molto difficile e complicata per mille motivi, e è rimasto intatto il vantaggio sui playout, quindi sono d'accordo con te. Se il Teramo oggi non ha subito reti, merito anche certo della difesa, ma anche di un centrocampo che ha protetto bene la difesa con gli esterni Mordini e Lombardo e sempre Arrigoni e Fiorani, insomma, anche questo da sottolineare, vero? Sì, ma noi, come spesso accade e come spesso vi ho risposto, insieme sia alla fase offensiva che difensiva, è chiaro che chiedo anche tanto come lavoro di pressione e pressing anche agli attaccanti. Quando riusciamo a farlo tutti insieme, riusciamo a mantenere le distanze vicine, a coprire la palla, è chiaro che diventi molto più solido e concedi molto meno tiri rispetto a quando sei slegato o pensi di giocare uno alla volta. Il calcio è uno sport di squadra e come tale devi affrontare le situazioni di gioco, quindi insomma io non scindo mai i reparti, ma cerco sempre di vederli insieme, anche quando attacchiamo. Ok, grazie. Poi vi giro anche il video. Sì, posso solo sapere di Bernardotto che ha? No, Bernardotto ha un problema al collo del piede, che ha subito un colpo e se lo è praticamente trascinato per tutta la settimana, gli ha impedito di allenarsi. E ha giocato con l'antidolorifico alla fine del primo tempo e poi mi ha chiesto il cambio.